pronostici rispettati ai campionati italiani di cronometro riservati alle categorie allievi maschi e femmine. Partiamo dalla categoria maschile. Ad imporsi a Castelnuovo d'Asolo è ancora una volta il portacolori della Coltri Autozai, Mattia Cristofaletti, che ha vinto abbastanza nettamente la crono splendidamente organizzata dal pedale castelnovese. A 15 secondi è arrivato secondo Federico Orlandi della Fiumminicese, argento, mentre il bronzo è appannaggio di Enrico Cinti della Sport Reno Team Bologna, giunto a 19 secondi. Raccolti in una decina di secondi tutti gli altri atleti appena fuori dal podio. Francesco Biondi è arrivato quarto a 22 secondi, Stefano Ciardo quinto a 24. Seguono poi Dario Pascotto, Mattia Pezzarini, Luigi Falanga, Luca Belloni e Daniel Savini. Come sempre, fa gara a sé tra l'allieve Lisa Morzenti del Villongo, che impressiona per l'apparente facilità con la quale mette in fila tutte le altre atlete nelle corse contro il tempo. Difficile per i cronisti trovare le parole esatte per l'eccezionalità di un evento che si ripete sistematicamente, è il caso di dirlo, puntuale come un orologio. Oro a Lisa Morzenti, argento all'eterna avversaria Lisa Balsamo della Vigore, bronzo a Marta Cavalli della Valcar PVM. A seguire ci sono via via Sofia Bertizzolo del Giorgione Rosa e Giulia Nanni della Real 2 Factory Team, rispettivamente quarta e quinta. Completano l'ordine d'arrivo Alice Torcianti, Silvia Persico, Jessica Licata, Sara Mariotto, Giorgia Capobianco. Ma andiamo a sentire le parole dei due neocampioni italiani, Mattia Cristofaletti e Lisa Morzenti. Mattia Cristofaletti, oggi sei il nuovo campione italiano a cronometro. Qui a Castelnuovo d'Asolo hai fatto una media stratosferica, un tempo strepitoso, una vittoria eccezionale. Sì, era una vittoria molto giacata, mi sono allenato molto per questa gara. Niente da dire, sono contento, molto contento. Per te oggi la vittoria anche nel bracciale del Chronoman e da domani un'esperienza internazionale. Andrai infatti a Utrecht in Olanda ai Giochi Olimpici della Gioventù. Sì, mi hanno convocato per questi Giochi Olimpici, infatti sono molto contento, niente, sono molto contento e basta. Una dedica? Dedica a tutta la squadra che mi ha sempre avuto fiducia in me, mi ha allenato, mi ha fatto fare fatica, ma è stata ripagata, insomma. Lisa Morzenti, sei la nuova campionessa italiana a cronometro, eri la favorita numero uno e non hai tradito le attese, oggi hai fatto il miglior tempo qui. Sì, sono molto contenta di questo risultato perché ci tenevo davvero tanto, visto che anche l'altro cronometro l'avevo vinta, quindi ci abbiamo dato tutto e ce l'ho fatta. Quest'anno le cronometro non le hai vinte, le hai dominate perché sei imbattuta, il tuo peggior risultato in una crono è la vittoria. Un ringraziamento direi anche al tuo allenatore. Sì, soprattutto ai miei allenatori perché mi hanno preparato sempre al meglio e anche ai miei familiari che mi hanno sempre seguito.